Mezzanotte e 47 minuti, edizione della notte. In apertura ci occupiamo della sciagura aerea costata la vita ai 150 passeggeri dell'Airbus della low cost Germanwings in volo da Barcellona a Düsseldorf, che si è schiantato nel sud della Francia. A bordo c'erano anche 16 studenti tedeschi e due neonati. È stata ritrovata una scatola nera del velivolo che consentirà di far luce sull'anomala rotta, sull'improvvisa perdita di quota dell'aereo senza che i piloti lanciassero un segnale di SOS prima dell'inevitabile schianto sulle Alpi. L'aereo è entrato nella montagna e si è disintegrato. È difficile persino riconoscere i rottami. Nel racconto di uno dei soccorritori e nelle immagini, la tragedia dell'Airbus A320 della Germanwings, filiale a basso costo di Lufthansa, in volo da Barcellona a Düsseldorf, è precipitato sulle montagne francesi dell'Alta Provenza, sul massiccio dei Trois-Évêchés, zona impervia e difficilmente accessibile, cosa che renderà lunghe le operazioni di recupero dei corpi e dei detriti dell'aereo. A bordo c'erano 150 persone, 144 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Nessun superstite, come aveva detto fin dalla mattinata il presidente francese François Hollande. Cosa sia successo all'aereo, partito alle 10.01 dall'aeroporto della capitale catalana e scomparso dai radar alle 10.53, resta ancora un mistero. Di certo c'è che in 8 minuti l'Airbus è passato da una quota di 38.000 piedi ad una di 6.000 piedi, una discesa che fa pensare ad una manovra di emergenza. Nessuna comunicazione però è arrivata dai piloti. L'allarme circa una perdita radio invece sarebbe stato lanciato alle 10.30 da un funzionario della Direzione Generale dell'Aviazione Civile francese. Fondamentale per capire l'accaduto sarà l'esame della scatola nera ritrovata sul luogo del disastro, anche perché, secondo BFM TV, sarebbe quella che ha registrato le conversazioni all'interno della cabina di pilotaggio. Si tratta di un incidente, ha comunque ribadito la vicepresidente di Lufthansa, esclusa dunque al momento la pista del terrorismo. Un mistero che alimenta anche la paura degli equipaggi di Germanwings, che in molti casi si sono rifiutati di volare, costringendo la compagnia a cancellare almeno 30 voli in tutta Europa. L'aereo aveva 24 anni ma era stato controllato dai tecnici appena ieri, quando peraltro aveva avuto un problema completamente risolto secondo quanto riferito da Lufthansa al portello anteriore del carrello. Il pilota lavorava nella compagnia da oltre 10 anni e aveva all'attivo più di 6.000 ore di volo sugli Airbus A320. La giornata politica adesso, prescrizione più lunga per tutti i reati, soprattutto per quelli di corruzione. La Camera ha approvato la riforma con i voti di PD, Scelta Civica e Fratelli d'Italia, ma non mancano tensioni nella maggioranza con gli alfaniani contrari alla riforma, che si astengono al momento del voto e annunciano battaglia al Senato in seconda lettura. La Camera approva la riforma della prescrizione, che ora passa al Senato, ma la maggioranza si divide. Il testo, che prevede l'allungamento dei tempi per svolgere i processi, in particolare per i reati di corruzione, che aumentano anche della metà, fino a 12 anni, rispetto a quelli attuali, ottiene i sì del PD, di Scelta Civica, degli ex 5 Stelle, di Fratelli d'Italia. Area Popolare, cioè l'NCD e l'UDC, si astiene come pentastellati e serio. Forza Italia e Lega votano contro, coerenti con le leggi che approvarono durante i governi Berlusconi per ridurre i tempi della prescrizione. La partita si riaprirà a Palazzo Madama, dove i numeri per la maggioranza sono diversi e sarà necessaria una mediazione con il nuovo centrodestra. In agitazione dopo la vicenda delle dimissioni da ministro di Maurizio Lupi, è deciso non perdere peso nella compagine governativa che il premier Matteo Renzi dovrà rivedere, visto che oltre al Dicastero delle Infrastrutture anche quello degli affari regionali è senza titolare. Daremo battaglia, avverte Angelino Alfano, che rilancia sulle intercettazioni. La loro riforma deve essere in pole position, dice, in Consiglio dei Ministri non eravamo su scherzi a parte. Ma io penso l'ho già detto. Il ministro della giustizia Andrea Orlando nega che ci sia una spaccatura nella maggioranza. Sui punti fermi della riforma della prescrizione non si torna indietro, ma alcune valutazioni di Area Popolare potranno essere prese in considerazione, precisa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati apprezza. La legge è un passo avanti, ma non basta. Il presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, commenta: non è salvifica, ma introduce anticorpi. Grazie.
Ercole Incalza resta in carcere, sono stati dunque negati i domiciliari all'ex dirigente dei lavori pubblici arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulle grandi opere. Intanto il quadro indiziario per gli indagati si aggrava, scrive il GIP di Firenze. Dalle perquisizioni emergono due buste con soldi e fogli di appunti che indicano versamenti. Resta in carcere Ercole Incalza, superdirigente del Ministero delle Infrastrutture, arrestato la settimana scorsa per corruzione. Il quadro indiziario per gli indagati si è ulteriormente aggravato, scrive il GIP di Firenze nell'ordinanza in cui è respinto la scarcerazione, e sono spuntate anche due buste con denaro contante. Il ritrovamento da parte dei carabinieri del ROS durante la perquisizione alla società Greenfield. Le buste erano nascoste dietro dei libri. All'interno c'erano 2.110 euro insieme ad un foglio con dei calcoli scritti. Da quell'appunto, scrive il GIP, si evince che la somma iniziale ammontava a 53.000 euro, soldi che secondo il GIP sarebbero frutto di versamenti occulti a favore dell'ex capo della struttura di missione del Ministero e del suo collaboratore, Sandro Pacella. La stessa società Greenfield, secondo i magistrati, serviva a Stefano Perotti per far arrivare i soldi ad Ercole Incalza, che per 20 anni ha avuto all'interno del Ministero un ruolo di primo piano nella gestione dei grandi appalti delle opere pubbliche. Gli inquirenti indagano sulla possibilità che Incalza si sia adoperato per anni per affidare a Perotti la direzione dei lavori di cantieri importanti, ottenendo in cambio consulenza da centinaia di migliaia di euro. L'inchiesta della Procura di Firenze si intreccia con quella dei magistrati romani sulla terza metropolitana della capitale, la linea C, i cui costi sono lievitati di oltre 90 milioni di euro. Una delle società di Perotti aveva la direzione dei lavori per 3 chilometri e 2 stazioni, incarico sospeso con gli arresti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla metro C per abuso di ufficio. Indagati lo stesso Incalza e l'ex assessore alla mobilità del Comune di Roma, Guido Improta, che è stato anche sottosegretario alle infrastrutture nel governo Monti. Parliamo adesso della crisi greca. La giornata che si è da poco conclusa ha fatto registrare segnali di ottimismo sui mercati dopo l'incontro tra Angela Merkel e il premier greco Tsipras. L'Eurogruppo straordinario di lunedì potrebbe pertanto dare il via ai quasi 5 miliardi di nuovi finanziamenti per Atene. La condizione è sempre la stessa, ovvero che il pacchetto di riforme della Grecia sia convincente. Lunedì 30 marzo, lista delle riforme elleniche alla mano, un Eurogruppo straordinario dovrebbe dare il via ai 4 miliardi e 900 milioni di aiuti necessari ad Atene per sopravvivere nei prossimi 3 mesi. A confermarlo è il portavoce dell'esecutivo ellenico. La maratona Merkel-Tsipras sembra aver dato buoni frutti. Al patto, soldi sì, ma solo in cambio di riforme economiche, ora mancherebbe giusto l'approvazione dell'Eurogruppo. Stavolta ci crede anche il presidente del Parlamento europeo, il tedesco Schulz. Le possibilità di un accordo sono vicine al 100% per il semplice motivo che non è possibile che si arrivi a una rottura che avrebbe conseguenze a catena devastanti, dice. Il pacchetto di finanziamenti da 4 miliardi e 900 milioni comprende 1 miliardo e 900 milioni del vecchio programma di acquisto sul mercato secondario di titoli pubblici dei paesi più colpiti dalla crisi da parte della Banca Centrale Europea, 1 miliardo e 200 dal meccanismo di stabilizzazione varato dall'Unione Europea, 1 miliardo e 800 milioni dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, che attingerà la tranche finale del vecchio programma di aiuti. Tra le riforme, le privatizzazioni, contributo al bilancio 2015 atteso 4 miliardi, saranno probabilmente uno dei principali ostacoli tra l'ex troica e la Grecia. Tsipras non vuole vendere beni dello Stato. Al massimo si dice disposto a non bloccare le cessioni già avviate. Altro punto critico è la revisione del sistema pensionistico. Per i creditori poi servono cambiamenti sull'IVA, una legge fallimentare efficace, leggi sui licenziamenti collettivi, aumenti salariali, liberalizzazione dei prezzi dell'energia e un sistema fiscale efficiente. Piazza Affari chiude sopra il punto di guadagno. I mercati finanziari europei ci credono. Vedremo lunedì se sarà lo stesso per l'Eurogruppo. È stata rinviata domenica per motivi di sicurezza la prevista riapertura del Museo del Bardo di Tunisi. A 6 giorni dall'attacco che è costato la vita a 21 persone, un video girato da 2 turisti italiani testimonia quei drammatici momenti. 6 minuti interminabili registrati in questo video girato da una turista italiana una settimana fa al Bardo di Tunisi. La guida parla della mezzaluna, simbolo dell'Islam, quando nel museo iniziano le esplosioni. In meno
di un minuto oltre 15 detonazioni. Questa è la sequenza più lunga, drammatica. Il gruppo si divide tra le sale di corridoi del museo tunisino, chi cerca un nascondiglio, chi una via di fuga verso l'esterno, da cui continua ad arrivare il suono di esplosioni. Poco dopo si ritrovano in molti tra un sottoscala ed una sala chiusa. Nessuno sa davvero cosa sia accaduto, c'è la paura di essere scoperti. Qualcuno chiede silenzio. Una guida locale in italiano invita la calma. Fuori sta succedendo qualcosa, dice. Quel che è accaduto è il massacro di 24 persone, finito con l'uccisione degli assalitori, un inferno da cui questo gruppo è riuscito comunque a venire fuori sano e salvo. E poi c'è la pagina sportiva che ci riporta in qualche modo a parlare dei tempi della prescrizione nei processi. Ugo Francicanava. Buonasera Luca, buonasera a tutti. Ebbene sì, davvero, si parla di prescrizione anche per quanto riguarda Calciopoli. La prescrizione, ovvero sia l'impossibilità giuridica di portare avanti le pene, dunque la cancellazione delle pene per dei reati che sono effettivamente comunque stati commessi, chiude la vicenda di Calciopoli, ma non la chiude in senso assoluto, anzi rinfocola le polemiche. Le sentenze della Cassazione chiudono Calciopoli nella forma, ma restano i dubbi intorno alla sostanza. Dopo 9 anni di udienze non si può parlare di soddisfazione per come è archiviata la vicenda. Prescrivere reati, associazione a delinquere e frode sportiva significa che tutto quello che può essere accaduto non può essere giudicato. Insomma, siamo fuori tempo massimo e non si può tornare indietro. Come al solito mettono le guardie quando i ladri sono scappati. È l'amaro commento di Antonio Di Pietro, che non ha mai negato il suo tifo juventino e come tale avrebbe voluto vedere Luciano Moggi processato, aggiungendo che poteva anche rinunciare alla prescrizione. Insieme ad Antonio Giraudo sono i principali attori intorno ai quali ha sempre bufera. Nel 2006 la giustizia sportiva aveva già emesso i suoi verdetti. Il presidente della Corte federale era il professor Sandulli, secondo il quale la sentenza non fa altro che confermare la verità della vicenda. Ora la Cassazione ha 90 giorni di tempo per pubblicare le motivazioni sui protagonisti, quasi tutti prescritti ma non assolti. L'unico non prosciolto è l'arbitro De Santis, che ha rinunciato alla prescrizione. Per lui un anno di carcere con pena sospesa. E questo fa supporre che forse i giudici avrebbero deciso in modo diverso se non fosse trascorso il tempo. In attesa delle motivazioni resta aperto il contenzioso tra la Federcalcio e la Juventus, che ha chiesto un risarcimento di 443 milioni. Per l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, questa sentenza non fornisce nessun elemento nuovo nella battaglia di Andrea Agnelli, perché il processo sportivo non verrà riaperto. Restano gli scudetti del 2005-2006 revocati e i tifosi juventini insorgono di nuovo sui social parlando di farsa senza fine. Restiamo in qualche modo per un attimo in tema bianco-nero. Un grandissimo ex juventino, ovvero sia Michel Platini, è stato eletto per la terza volta consecutiva presidente dell'UEFA e in carica dal 2007. Platini, nel suo discorso di reinsediamento, ha anche elevato un grido di allarme a proposito delle violenze negli stadi europei e in qualche modo proprio di stadi europei ci occupiamo adesso, perché tra poco saranno riempiti per un nuovo turno di qualificazioni ai campionati continentali. Il CT dell'Italia, Antonio Conte, prepara la partita contro la Bulgaria, una partita che se vinta potrebbe valere davvero doppio. Prove di Bulgaria in questa seconda giornata azzurra a Coverciano. La sfida in programma sabato prossimo a Sofia sarà un passaggio importante verso la qualificazione. Nella stessa serata infatti la Croazia, che condivide con gli azzurri la testa del girone H, e la Norvegia, che insegue a una lunghezza, si affronteranno tra loro in due sfide che potrebbero dare un volto diverso alla classifica. Nella sessione pomeridiana a porte chiuse Conte, pur mischiando le carte, ha insistito sul modulo 3-5-2. Alternando in attacco al fianco del sempre presente Zaza, la coppia lei immobile. In difesa invece appare intoccabile il trio juventino Chiellini-Bonucci-Barzagli, con quest'ultimo al rientro dopo la frattura al piede già operato, cui ha fatto seguito uno stop di ulteriori 4 mesi. Entusiasmo per il suo ritorno, ma anche consapevolezza di come il prossimo europeo sarà per lui l'ultimo atto in maglia azzurra. Dopo essersi detto favorevole all'innesto degli oriundi in nazionale, Barzagli lancia un appello in favore dei giovani calciatori italiani. A volte abusiamo un po' troppo di stranieri non forti e facciamo giocare meno i nostri italiani. A questo punto preferisco veramente mettere dentro alcuni giovani
che potranno poi crescere, speriamo. Se non crescano non succede niente, insomma, si va alla ricerca di altri. Ultime dal ritiro, Antonio Conte, su consiglio del nutrizionista Tiberio Ancora, ha messo al bando merendine e gelati nel bar di Coverciano. Peccati di gola dunque proibiti ai giocatori azzurri. Da tempi molto lontani a quanto pare, o meglio, forse in quei tempi non si rispettavano questo tipo di regole alimentari. Luca, a te. Bene, tutto, le 1:01, non ci sono aggiornamenti, l'appuntamento, il prossimo con l'informazione, come sempre, alle 7:30. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.